Una lettera è un numero universalmente noti. Nasce nel 1985 per le corse e attraverso sei generazioni ha fatto innamorare appassionati di ogni età. Ciao a tutti e benvenuti in Chi cerca trova. E mi raccomando, se avete già guardato gli episodi precedenti e non siete ancora iscritti al canale, non fate i furbi e cliccate qui sotto. Ebbene sì, M3, un nome e una garanzia. E questa BMW non ha bisogno di tante presentazioni perché il suo curriculum è straconosciuto. Come tutte le belle storie dell'auto, anche questa nasce per fini agonistici. Anni 80, la BMW ha bisogno di competitività nei campionati turismo, la Mercedes sta già schierando la 190 2003 16 valvole nel DTM, quindi a Monaco iniziano a pensare a qualcosa di speciale. Base di partenza serie 3 e 30, dove ci infilano dentro il 2 litri 4 cilindri derivato dalla monoposto Formula 2, altro capolavoro dell'ingegnere Paul Roche. Ed ecco servito un brutto cliente per tutti. Con la M3, insomma, il reparto motorsport diventa pop, nascono nuove famiglie di sportivi griffate M, e proprio con la M3 siamo arrivati alla sesta generazione, pur con tutti i cambi di motore, personalità e emissione. Qui però vogliamo parlare di una versione in particolare, non la primissima serie, 4 cilindri, ormai introvabile, inaccessibile, bensì la E36, prodotta fra il 93 e il 99, è ancora abbastanza accessibile, ma soprattutto è la prima a montare il motore più iconico per la casa bavarese, 6 cilindri in linea. Siglato S50 B30, 3 litri di cilindrata, 286 cavalli e un suono che fa venire la pelle d'oca. E se volete sentir suonare un altro bel 6 cilindri, vi ricordo che nella puntata precedente, vi mettiamo il link qui sotto, abbiamo parlato della 147 GTA. Sempre 6 cilindri, ma non in linea, bensì a V. Ho già fatto una ricerca sul web, nella sezione usato di 4ruote.it, e devo ammettere però che anche questa M3 sta diventando un po' difficile da trovare. Non ce ne sono tantissime e soprattutto non è facile trovare un modello che sia in ordine, fra tutte quelle che sono state pacciungate, trasformate in drift car e via dicendo. La forbice dei prezzi spazia tra 25.000 e 45.000 euro, sebbene il nostro ruote classiche, che è un po' più severo e aderente alla realtà, parli in realtà di quotazioni che spaziano tra gli 11.000 euro di un esemplare B+, cioè malconcio e da sistemare, fino ai 33.000 euro di una A+, cioè tutta originale e messa veramente bene. E comunque alla fine ne ho trovata una perfettamente conservata, tutta originale, veramente bella. Adesso andiamo a vederla. Ci è voluto un po' di tempo perché non è stato facile, ma finalmente ho trovato una stupenda M3 E36, che non è la solita coupé, nemmeno una cabrio, ma una rarissima berlina. Quattro porte, ne hanno fatte veramente poche e non vedo l'ora di vederla. Quindi, per andare a Vairano questa mattina, con la macchina moderna, come al solito, ci vado con una M3, ovviamente, ma con una carrozzeria molto originale, anche in questo caso. Eccola qua, Touring, per la prima volta nella storia della macchina, o quasi, poi dopo vi spiego meglio, ecco la M3 Station Wagon. Ciao Massimo. Ciao Lorenzo. Benvenuto a Vairano. Grazie, bellissima location. Bellissima la tua M3, accidenti ragazzi. Grazie, beh, ma anche tu ti difendi bene. Hai visto, abbiamo due M3 veramente molto rare, cioè sì. La tua quattro porte, questa qua Station Wagon per la prima volta nella storia, direi che oggi la prima quattro porte, assolutamente. Ma mi piace tantissimo il colore, anche l'abbinamento degli interni è veramente fatta bene, bene, bene. Ci ho messo un po' a trovarla così, però sì? La pazienza hai pagata. Hai penato per trovarla? Sì, ci ho messo un annetto nelle ricerche varie. Ma tu la volevi proprio berlina a quattro porte? Sì, io la volevo berlina a quattro porte, perché nella mia idea di appassionato, di partecipante ai raduni, alla vita di Cleve, ho provato a tirarmi dietro la famiglia. Allora ho pensato magari con la berlina, con la quattro porte, che è più comoda. Sì, perché con la coupé non vengono con me, invece con la quattro porte, tac, ottima idea. E così ho iniziato la ricerca. Ma dove l'hai trovata? Questa l'ho presa in Francia, sui Pirenei.
Ah, in Francia, sì, ah, ok, ok. Viaggio, sì, è per quello quindi che è ritargata, che vedo la targa che è più recente dell'anno della la macchina, del sicuramente. La macchina invece è un 95. 95, sì. Ma posso chiederti per curiosità quanto l'hai pagata? Sì, 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 certo, all'epoca la pagai 10.000 euro. Come 10.000 euro? Era il prezzo di queste macchine. 10.000 euro? Ti dirò di più, quando era fuori inserzionata sul... dal garage che l'aveva precedentemente, uh-huh, era a 8.700. No, vabbè. Sì, sì. Però il ragazzo mi ha fatto vedere con tanto di fattura che comunque io avevo messo gli ammortizzatori nuovi, okay, il minimo del tagliando, eccetera, sì, 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 e voleva rientrare dei soldi spesi, per cui... Infatti adesso quando arriva Alessandro, poi che iniziamo il nostro esperto, iniziamo ad analizzarla, ci racconterà se il prezzo, il valore è triplicato o quadruplicato, che probabilmente, forse anche quintuplicato, non lo so. Ciao Alessandro, buongiorno, grazie di essere qui e ti voglio chiedere subito una cosa. Allora, Massimo prima mi ha detto che questa macchina l'ha pagata, io pensavo veramente il quadruplo, 10.000 euro, ma ha fatto un buon affare, quindi tu che sei esperto in materia. Col senno di poi, di cui adesso sono dotatissimo, ho fatto un affare d'oro, ovviamente, è una macchina che vale largamente sopra i 30.000 secondo me oggi, perché ha delle peculiarità, poi le vediamo parlando del modello. Ok, ok. E sicuramente all'epoca era già un buon prezzo. L'M336 ha avuto un po' di oblio rispetto ad altre perché è troppo simile alle sorelle normali ed è troppo facile trasformare un 318 in un M3 in un a M3. Livello estetico. Sì, sì, sì. Mentre le 46 hanno veramente uno stile molto differente. Quindi secondo te è per questo che le 36 è ancora l'M3 più abbordabile, tra virgolette? Sì. Perché io ho puntato su questa per questa puntata proprio perché, guardando le quotazioni, è ancora una roba umana, accessibile, sì, diciamo. Anche se è in risalita perché, pur non avendo quel flair estetico delle altre, ha una qualità di guida e un equilibrio fra potenza, telaio, peso, che la mette forse sopra, adesso mi uccideranno tutti, alle 30-46, io le vorrei tutte in garage. Certo. Però se ci si focalizza sul piacere di guida, le 36 sulle stradali hanno la marcia in più. E quindi secondo me è il momento di mettersene una in garage, fate certo, bene a sceglierla. Attenzione sulle 3002 al cambio SMG, che è un'altra grande famiglia, disponibile su coupé, cabrio e berlina. È un'altra filosofia, il primo cambio manuale robotizzato. Certo, me lo ricordo bene, lo provai, non era un fulmine. Non era un fulmine, al giorno d'oggi è lento. Un buon automatico ZF 8 marce è un'altra cosa, veloce, certo. Però non è convertitore di coppia, non è quel senso di trascinamento. È convertibile manuale volendo, oltretutto molto spesso a libretto c'è scritto cambio manuale, certo per la storicità è un problema, certo, ma conservando certo, tutto certo, si fa. Il problema è manutentivo, ha un secondo circuito di olio per l'attuazione, cambiare l'olio o spurgarlo dalle bolle che si formano inevitabilmente richiede un'attrezzatura specifica, in Italia avevano solo due concessionari BMW, questo è il problema anche di sentire molto spesso non siamo contenti, non va, problemi, in realtà serve l'olio nuovo e serve il circo di pulizia. Io abito in Trentino, amici che l'hanno le mando da Denzel a Innsbruck che ha l'apparecchiatura e la macchina a quel punto diventa efficiente. Non aspettatevi il cambio del V10 dell'M5. Sì, 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 sì. Però, va però comunque bene. Allora c'è da fare un po', cioè da ragionarci bene prima di prendere un M3 SMG perché si può andare appunto incontro a queste difficoltà magari di manutenzione. Di guida, ma anche un prezzo inferiore di acquisto e di rivendita. Ok. Il consiglio mio è un 3000 manuale. E non sbagli. Motore più rauco, più rabbioso, il cambio 5 marce è indistruttibile, mentre invece 6 marce è un cambio che non è riparabile, nel senso che il cuscinetto primario dell'albero ha un limite di durata, sia in chilometri che in periodo di fermo. È un cuscinetto che è proprietario, non fornito al di fuori della ricostruzione in fabbrica, quindi un costo importante. Si può rialesare la sede e montare un cuscinetto di grande produzione eventualmente. Il 5 marce invece è quello del 325-328, quindi ne trovi finché ne vuoi. Differenziale robustissimo, motori LS50, come BMW ha sempre fatto, partiva dal monoblocco di grande produzione, in questo caso l'M50, e lo rielaborava in motorsport. Le 24 valvole c'erano, ma la testata è completamente diversa. 6 farfalle individuali, e una gestione elettronica dedicata e molto più avanzata sia per il 3000 che per il 3002. Il 3000 al vano solo sull'aspirazione,
è il componente tecnologicamente più avanzato e quindi più delicato della macchina. Quindi occhio anche al Vanos, il giorno che uno va a cercare una E36 magari ci fa un girettino di prova. Però le avvertenze sono diverse. Ok. Il 3000 tende a fare rumore tipo un picchiettare del trapano del dentista con i giri costanti, che corrisponde ai 160 autostradali anche il ritiro patente, ed è un caso. Bisogna fare questa precisazione. Però quando comincia a fare rumore c'è molto tempo prima di intervenire. Esistono dei kit di revisione della Beisan e diversi esperti che lo possono sistemare in Italia. Ma soprattutto in caso di guasto irreparabile, cioè il Vanos perde di efficienza, il motore diventa piatto, la coppia sparisce ai medi. Ok. Sul 3.2 tutto uguale, però c'è solo un problema: quando cede, e cede un po' all'improvviso, pianta le valvole nei pistoni e quindi Piacevole questa cosa. Il motore è costosissimo. Piacevole. Quindi, ma ti avverte sempre col trapano del dentista o fa un rumore diverso? Più generico, più pieno, perde anche lì molta coppia ai medio bassi. Ok. Però sul 3.2 intervenite subito. L'operazione è sempre la stessa. Kit Beisan, e poi prima, visto che sono degli o-ring che mantengono tutte le ingranaggi concentriche, prima intervenite, meno dovete cambiare, si cambia la serie di o-ring. Ok, certo. Esistono dei kit anche di attrezzi per lo smontaggio e rimontaggio. Il principio è uguale a quello dei motori più semplici BMW o di generazioni successive. Ok. Quindi un buon meccanico BMW che conosca generazioni successive è in grado di intervenire anche su queste macchine senza problemi. Detto del rumorino del Vanos, che è bellissimo, ci sono altre cose a cui possiamo prestare attenzione quando andiamo a vedere una E36? Allora, partirei con le specifiche più M3. Ok. I cerchi M3 sono specifici per berlina, cabrio e coupé. Addirittura il coupé poteva scegliere fra due tipologie di cerchi sul 3000, il 3.2 invece era già tipo unico. Esistono gli unificati da 8x17 oppure i differenziati 7,5 anteriore e 8,5 posteriore. Gommature diverse fra 3000 e 3002, il 3000 posto omologare la differenziata 3002. Ok. Ma in realtà quello su cui bisogna puntare l'attenzione è che i cerchi siano originali. Essendo cerchi molto molto belli, ne sono stati prodotti di repliche di ogni qualità. Una ditta italiana che ha fatto le repliche di altissima qualità, non c'è niente da dire. Però sono repliche. Però sono repliche, come ci sono altre aziende che hanno fatto delle cinesate terribili. Quindi, se possibile, controllate sempre che siano gli originali. Come e anche si fa a capire specifici. Che è originale? C'è qualche... Allora, anche la presenza dello scudetto M non è detto che sia identificativo, perché ho trovato repliche che montate erano perfette. Ok. Esistevano con o senza le scritte BMW Motorsport, questa tipologia. In realtà bisogna smontarli e controllare l'interno delle razze. Okay. Ci sono i numeri di ordine BMW, ultime 7 cifre sul categorico di 11, la data di produzione, lo stemma BMW e così via. I cerchi ovviamente con la spalla bassa, oggi è una spalla alta, me ne rendo conto, ma all'epoca era spalla bassa, se ne piegavano parecchi. A proposito di pieghe e così via, controllate i cerchi, date sempre un'occhiata alle sospensioni posteriori. L'M3 qui ha un braccio molto grosso, come tutte, che si attacca. Dentro c'è una culla dove possono crearsi delle crepe. Ok. All'inizio il pezzo applicato è imbullonato, basta sostituirlo, un lavoro accettabile, alle volte anche sulla struttura. Era più tipico delle prime coupé 3000, poi hanno cominciato a robustire, il problema non c'è più, salvo abusi folli. Ok. Nemmeno le vetture che usava Storr risolvevano questo problema. Tendenzialmente il problema nasce da marciapiedi presi con disinvoltura in dritto urbano. Sovrasterzi magari, indesiderati. Esatto. I bracci posteriori dell'M3 sono specifici, hanno un M ad alto rilievo. Attenzione, magari l'avessero cambiato con uno normale, ma lo vedreste perché gli angoli della macchina poi non mettono. Certo. Poi, altra specificità. Guardate un po' le guarnizioni, non costano molto, ma spesso macchine state al sole trovano tutte le guarnizioni bruciate, secche, soprattutto di parabrezza all'1.8. Ok. Anche questo carter alla base del parabrezza soffre molto, ma non sono interventi costosi. Davanti l'M3 ha la specifica che i bracci a boomerang sono specifici M3, in alluminio e marchiati. Ovviamente possono essere montati quelli di serie in acciaione delle normali coupé. Monta tutto. Però vi accorgete che il comportamento di guida è leggermente diverso. Sì, sì, il danno è il costo del ricambio, certo. non è un male. Uno fa la scelta, o spendere meno e avere un filo meno di handling, o altrimenti riportarla nella condizione. Sempre nelle cose replica, le minigonne che sono diverse, il berlina le ha lisce, il coupé ha le strisce che si incrociano. Ok. E hanno da essere giustamente divise così.
i paraurti ne hanno fatte anche un sacco di repliche, controllate di avere quelle giuste. E la coupé ha i baffi anteriori aggiuntivi, la berlina e la cabrio no, ma spesso venivano messi. Gli specchietti, anche questi, esistono mille repliche, gli originali sono divisi sempre in due parti per sicurezza, che sono, investi un pedone e si sgancia lo specchio. Bel pezzo di design poi quello, mi ricordo all'epoca. Fantastico. Appunto, mi erano rimasti impressi. Non è tantissimo visibile da posteriore, ma sono... Esatto. Ecco, dentro buone. Invece che cosa possiamo dentro, raccontare? Beh, intanto parliamo bene di questo esemplare. Ha un bellissimo colore esterno e non molto diffuso. E il mercato premia queste cose. E poi ha l'allestimento in pelle completa. L'M3 cabrio e berlina hanno di serie sedili in pelle e le fascette centrali dei pannelli porte in pelle, le primissime le avevano in vinile. Ok. E tendono anche un po' a scollarsi. Era disponibile con un importante sovrapprezzo economico l'allestimento in cui tutta la pannelleria della fascia bassa della macchina è coperta in pelle. Ovviamente è un optional ricercato, la strumentazione e tutti gli optional di bordo nascevano codificati, quindi il post montaggio è un po' più difficile che su altre serie, soprattutto il computer di bordo e dell'antifurto. Ok. Controllate che funzioni tutto, i display che non segnano correttamente sono una normalità, ma la riparazione non è assolutamente costosa, ci sono servizi online che con 100 euro, compresa l'espedizione, te lo rigenerano. Le tastiere, è importante che siano nella lingua giusta, perché erano tutte nelle varie nazionalità. Certo, per i vari mercati. Accessori, c'era una lunga lista accessori da buone tedesche, le troverete tutte molto simili, quelle italiane hanno quasi sempre il climatizzatore, la pelle, i sedili elettrici. Questa è il clima? Questo è il clima semi-automatico. Semi-automatico, ok. Nel 96 hanno introdotto anche l'automatico col display. Difetto comune, il regolatore di velocità delle ventole che si blocca e le blocca o velocità massima o nulla. Quello automatico ha un diodo dietro al display azzurrino che quando si brucia ti blocca il sistema. Basta smontarlo, qualunque centro di assistenza elettronica te lo cambia e sei a posto. Qualche problemino ogni tanto in motore di chiusura centralizzata che vanno lubrificati, tendenzialmente più meccanico che elettrico. Le spine qua, macchine che hanno vissuto tanto all'aperto, possono ossidarsi. Qualche lampadina da cambiare, ma non parliamo di stupidaggini. Certo, certo, quello è il meno. Le capelliere che sbiadiscono. È interessante, quando hai l'Hi-Fi System esisteva lo stereo base, sei altoparlanti come questo, l'Hi-Fi System che aggiungeva dei tweeter qua sopra, questi entravano mid-range. Ok. E dietro avevi due casse, sempre con monogriglia però. E le casse posteriori tendono a bruciarsi col sole e non lavorare. Okay. E poi esisteva l'Harman Kardon con un interruttore aggiuntivo, sempre 10 casse, ma con suono spaziale, ti rendeva l'abitacolo più grande. Già all'epoca si lavorava su queste... Nel 96, praticamente con il 3002, optional molto raro devo dire, ma veramente sfizioso. Ci credo, accidenti. Per il resto è una macchina che non ha particolari criticità. Un colore che comicamente per il nostro pubblico è assolutamente introvabile è il bianco, perché quegli anni erano gli anni del metallizzato, dello scuro, certo. E il bianco faceva solo taxi. La moda è arrivata quando il 36 ha finito, tanto che le ultime cabrio immatricolate da BMW Italia erano tutte bianche, perché era partita la moda nel 99. Era iniziata la moda, ok. E se la trovate bianca, pensate di avere un colore Può raro. Essere una particolarità. Esatto. Ottimo. Alessandro, ho visto che mi hai portato una chicca che non vedo l'ora di sfogliare. Sì. Che cos'è questa roba? Allora, delle 36 l'unica serie speciale diffusa è l'M3 GT. 396 esemplari, 50 per l'Inghilterra, quindi guida destra, e rimanenti per l'Europa. Questa qui è la presentazione tecnica, è il seminario per i meccanici e la forza vendita e la previsione del 3002. Ok, poi, solo sulla GT quindi sì, questo? Sì, la GT è già... Dicevano, guarda che fra un anno poi facciamo il 3002. Ecco. Perché ovviamente, essendo tecnico, non dovevano spaventare il cliente e non farglielo comprare. Gli interessava specificare la forza vendita. E qui ad esempio abbiamo l'immagine del Vanos e così via. Se vuoi, mentre tu lo sfogli, ti faccio vedere. Ecco, infatti, parlami del Vanos, anche perché... Questo è il Vanos del 3000, come abbiamo detto, un mono Vanos. Una importante cosa che hanno un po' dimenticato tutti. Questa non è una brugola. Questo qua è il filtro dell'olio del Vanos, è fondamentale per la sua sopravvivenza. Si svita e si cambia ogni cambio olio. Niente di più, niente di meno. È una cosa assolutamente economica, ma che prolunga la vita. Poi è bellino vedere BMW Rolls Royce, perché i Vanos hanno prodotti Rolls Royce. Certo, era il periodo del... Altra cosettina che si dovrebbe fare ogni tanto, qua sotto c'è un grosso dado, non lo vediamo.
e dietro c'è il tendicatena. E con l'M3 3002 è stato migliorato. Se aveste un 3000 o un 3002 un po' rumoroso, cambiatelo. Costa 50-60 euro il ricambio, 10 minuti di lavoro. Certo. Esce un bicchiere di grappa d'olio. Quindi si può fare senza cambio olio, senza nulla. E prolunga la vita a catena. Sempre una peculiarità del 3000, questo qui non è più uno switch, ma è un vero potenziometro della posizione delle farfalle del motore. Ok. Abbiamo le nostre belle 6 farfalle di Pro. Esatto. Rush. Questo ha i contatti in oro, durava secondo BMW 50.000 km, ogni inspection 2 andava cambiato, spesso se avete il minimo irregolare, un po' alto, cicla o così via, il problema nasce da quello che va sostituito. Ok. Debimetro, filo caldo, tecnologia ormai diffusa, direi che c'è poco da dire o da raccontare. E quando le sonde lambda, spesso cambiatele perché ormai hanno 30 anni, se la macchina non gira giusta, le sonde lambda costano 150 euro, sono due, non sono quattro come le generazioni dopo, può valere la pena sostituirle perché magari la diagnosi le legge nel range giusto e non ha più la spia. Se tu guardi live data però ti accorgi che sono sfalsate, perché non so, a quella velocità lì per esperienza sai che la lambda deve dare questo valore, se non torna può essere più la lambda starata che non altro. Ok, beh, quindi con una spesa relativamente contenuta si possono già mettere in ordine delle cosine che ti rendono, diciamo, la manutenzione ordinaria non è costosa salvo la taratura delle farfalle e delle valvole del motore. Ma Alessandro, comunque questa è soltanto la punta dell'iceberg, perché vedo che mi hai portato un sacco di roba super interessante, oltre alle prove dei nostri quattro ruote, della 3000 coupé e della 3.2 SMG, ci sono cose... essendo appassionato di auto vecchie, sono appassionato di carta, sono fedelissimo lettore di quattro ruote e di ruote classiche da sempre, quindi ho preso sulle prove più come provocazione perché voi ne avete 50 copie e ne ho una. Però ho trovato qualcosina interessante in archivio, dal catalogo dell'M3 Berlina per l'Italia, che hanno fatto una sola edizione del 3000, questa qui addirittura è all'interno bianco lotto, sempre in pelle, vedi, estesa come questa, con l'Hi-Fi System di cui parlammo, con le caratteristiche, vedi che è sottilino, infatti poi hanno introdotto, adesso questo ce l'ho in tedesco, il coupé ha un catalogo già più grosso, questo è il Berlina, ho un amico che l'ha identica, Byzance con l'interno giallo così, è una cosa mozzafiato. Strepitosa. La Cabrio è fantastica, forse la più bella Cabrio che BMW ha fatto. E qui arriviamo al tema dell'individual, di questi allestimenti di cui parlavamo prima. Vedi qua la pelle estesa, che per non arrivare col marrone nel nero fanno la pelle bicolore. Certo. E qua vediamo un Cabrio ad esempio con la radica, qui vediamo la radica nera, l'autotelefono montato, la rete dedicata a portaoggetti. Telefono veicolare. L'heritage sportivo, il nostro Paul Roche, il dio di BMW, detto Knock and Paul. Lo Stelvio, dove hanno testato questa vettura, e poi le solite caratteristiche tecniche di una volta, quanto va forte, non quanto consuma. T'ho portato un po' di carta da curiosare. Fantastico, guarda, ho le lacrime. E questo che cos'è infatti? Questo è un ricordo, ferma carta, ne hanno fatti un numero limitato che ho quasi rubato, cos'è, col sorriso simpatico, in BMW Motorsport, me l'ha data Schmidt, che era il vicepresidente all'epoca. Okay. L'ho portato perché l'hanno fatto in occasione del lancio dell'M3 e 36 3000. Diciamo che è il cimelio, no? Più prezioso. Beh, io direi che a questo punto non ci resta altro che andare in pista e devi divertirti, scannarla un po'. Vediamo se Massimo ce lo concede. Grazie Alessandro, sei stato veramente un pozzo di informazioni preziosissimo. È un piacere. A presto allora. A presto. Ciao. Comunque Alessandro è stata veramente una sorpresa, perché era un pozzo di informazioni. Sì, sì. Cioè, Ale, è BMW, una roba allucinante. Adesso però finalmente ce la godiamo anche un po' in movimento. Sì, sì. Che senso ha, voglio dire, tenere se no, si fermi l'M3. L'M3 nasce apposta per stare in movimento. Esatto. Assolutamente. Senti, ma te quindi qual è la cosa che ti piace di più di questa tua M3? Ma guarda, mi piacciono tante cose. Io arrivo da una generazione precedente di auto, su questa. Sono rimasto colpito molto dal fatto che ha una fruibilità molto moderna. Credo che BMW abbia fatto un salto avanti di decenni quando è passato dalle 36. Okay. Sì. Poi non è stata apprezzata al lancio per diversi motivi, ma credo che vista oggi sia di una modernità molto fruibile. I P3
pezzo forte è il motore. Sì, il telaio molto buono. Su questo modello avevano introdotto il multilink per la prima volta sulla serie 3, no? Sì, sì, per sì. Cui anche come stabilità, come tenuta di strada è ottima, ma il motore è di un altro livello. Il motore è veramente una cosa di un altro livello, è docile se vuoi entrare piano, sempre pronto ad arrabbiarsi. Sì, siamo a 1500, meno di 1500. Non fa una grinza. Sì, sì. Se schiacciamo sale progressivo. E se invece vuoi farlo gridare, ti ringrazia, ti ringrazia e tira fuori tutta la voce. È una cosa eccezionale, un 6 cilindri, che nella tradizione BMW ovviamente è il top dell'architettura. Certo. E quando schiacci sale, e quando sale alza la voce. Anche però, sì, sì, sì. A livello di numeri, io ecco, stamattina prima di venire qui mi sfogliavo la prova di quattro ruote del genere 94 della coupé, che comunque sì, tecnicamente sì, è uguale a questa. Sì, la meccanica è la stessa. Guardavo lo 0-100 6.4 effettivi, che all'epoca 6.4 era comunque un tempo di tutto sì, rispetto, però oggi la M3 Touring che abbiamo qui fa poco più di 3 secondi. Certo, è una cosa. Siamo usciti dalle le prestazioni, esatto. Però questa è quel questa... gusto, quel sangue che forse ad alcune macchine moderne manca. Beh, sicuramente il pregio di guidare una Young Timer oggi, quello esatto, di ritrovare il pepe che una volta era evidente in qualsiasi sì, cosa, sì, no? Sì. Beh, comunque anche se devi andare a un raduno e il raduno è lontano, questo mi sembra anche abbastanza comodo. Ah, guarda, io quando l'ho presa ho fatto oltre 800 km per tornare a casa, uh-huh, e li ho fatti chiedendomi dove erano 20 anni di progresso. Perché una macchina del 95 ho fatto 800 km come se fossi su una macchina sì, del 2000, sì, fossi sì, stato sì, su una sì, macchina del 2016. Appartiene veramente a un'epoca di me. Ma senti che bello, 7.5. Questo è il nostro 6 cilindri. Che spettacolo. Che frenata che ha. Frenare frena molto accidenti, bene, ragazzi, anche secondo me. Sì, è impressionante. Sì, sì. Ti dirò, la prima volta che la porto in pista, la prima volta che la porto in pista ero curioso anch'io di capire. Sono curioso perché abbiamo appena assaggiato divertiti, cosa può fare. Divertiti se vuoi. Dopo però mi fai fare un girettino anche a me. Renzo, non vedo l'ora di sentire cosa ne pensi tu. Ma tu ecco, infatti volevo chiederti, che prima forse l'abbiamo detto ma non mi ricordo, questo 3.286 cavalli, sì, successivamente arriva la 3.2 con 321 cavalli. Esatto. Tu hai guidata l'M3 321? Sì. Io ho guidato il 321 su una Z3M. Che differenza c'è secondo te? Anche è la mia preferita, coupé però io lo adoro. Ok, coupé, la io ormai ho l'età in cui devo avere la Spider. Ah, quindi, ok. Ho approfittato Roadster per te, Spider. Coupé per me, ok, esatto, chiarissimo. Però secondo me rispetto al 3.2 è più rabbioso, è più grintoso. Il 3.000 la risposta del gas uh-huh, ha sempre la risposta giusta. Quando schiacci il gas ti dà sempre la risposta giusta. Ok. Il 3.002 ha più cavalli, ha un po' più a lungo, ha più coppia. Uh-huh. Prestazionalmente è superiore, caratterialmente preferisco nettamente. Qua mi dici una roba interessante, adesso voglio verificarla perché io appunto a memoria, io ho guidato tanto il 3.2, sia su Z3 sia su M3 all'epoca eccetera, non ho mai guidato questa invece, il 3.000, quindi se mi dici che ci sono queste Lorenzo, differenze caratteriali, quando vuoi accostiamo e facciamo il cambio quasi guida. Quasi, allora ne approfitto. E allora approfittiamo. Rileggendo la prova di quattro ruote ne parlavano quasi come una macchina da corsa, questa qua, che era un po' eccessivo, devo dire, adesso col allora, senno di poi, ecco. Però le prestazioni erano veramente entusiasmanti per questa macchina all'epoca. L'unica cosa secondo me che la tiene lontana dal paragone con l'auto da corsa è il peso, perché qua il peso lo senti. Sì. La differenza della serie precedente, ma succedeva un po' su tutte le vetture, negli anni 90 ogni nuovo modello aggiungeva 100-200 kg a schiocco di dita. Più comfort, più sicurezza, esatto, più tutto. Oh. L'unico difetto, diciamo, tra virgolette, che quattro ruote attribuiva all'M3 era che era un po' rigida. Tu la trovi rigida su strada? Adesso siamo in pista, tutto liscio, per cui non si sente più. Io non la trovo più rigida, però io ho dei gusti abbastanza estremi in tal senso. Ok. Quindi forse non faccio testa. A me sembra piuttosto confortevole comunque. Sì, secondo i miei canoni lo sì, è assolutamente. Sì. Ci ho fatto un raduno con la famiglia. Si sono lamentati di tante cose, ma non del comfort. Quindi
allungo. Ecco. Che bella! E lui. Bellissima. Si controlla anche molto bene. Sì, infatti, bella progressiva. Sì, sì. Assolutamente. Bella. Bellissima. Mezzo, eh? Mamma mia, ma ragazzi. Stai facendo divertire anche me. Ma senti com'è progressiva, sì, nel sovrasterzo. Sì, bella, sì, bella vera. Accidenti, ragazzi. Questa è una macchina che quando è uscita ha scritto dei nuovi criteri, sì, per le berline GT. Mi stai facendo venire una voglia, guarda, che io adesso me la vado a cercare usata. Faccio una follia. È un mezzo eccezionale. Io sono rimasto veramente conquistato da questa macchina. L'ho sognata per tanti anni e poi mi ha conquistato. Finalmente. Sì, sì, sì. Mi ha conquistato fin dal primo viaggio fatto per riportarla a casa. Molto ergonomico, sì, raccolti, senti veramente, sì, avvolto nel corpo, come tutto a portata di mano. Cioè, oggi in certe macchine io monto su, prima di partire devo spendere mezz'ora per capire cosa e dove. Bravissimo, sì, ci comandi sparsi qua e là, sì, poi vabbè, sì, con la digitalizzazione. Qui invece è veramente tutto di immediata interpretazione. Senti, ma a proposito di cambio, sì, 5 marce, sì, in autostrada, la senti la necessità? Sì, la sesta, sì, ci starebbe. La sesta ci starebbe per un motivo molto semplice, che il motore è talmente pronto a spingere sempre comunque, uh-huh, che sono sicuro non avrebbe nessun problema a tirare anche la sesta okay, in strada. E invece con la quinta ti ritrovi a viaggiare confortevole ma leggermente alte di circa. Sì, 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 per sì, cui, se sei a velocità autostradali entro il codice non c'è problema, se stai facendo un viaggio in altri paesi magari, sì, 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 certo, la sesta marcia per la comodità ci starebbe, farebbe comodo, sì, sì, sì. Però altro motivo per cui ho puntato più sul 3000 che sul 3.2 è che forse, come ha già spiegato Alessandro, il cambio più critico sul, sì, sulle, sì, sì, sulle marce. Ne ha parlato. Invece, sai, comunque stai facendo i conti con una macchina, per quanto ben progettata ed affidabile, di 25-30 anni. Quindi è inevitabile che nel corso degli anni qualcosina possa succedere, chiaro. Esatto, quindi meglio, ho preferito puntare sulle soluzioni più consolidate, ecco, dove la manutenzione risulta meno, sì, problematica. Sì, sì, con la politica del meno cose ci sono e meno cose si rompono, esatto, una marcia in meno. Esattamente, esattamente, un vanus in meno. Esatto, un vanus in meno. E un po' di grinta in più. Esatto. Secondo me questa è stata la ricetta vincente per scegliere il 3000. Comunque veramente, come dicevi tu, è un motore riuscitissimo perché è straversatile, vero, cioè riesce ad ci essere trovi super vellutato in basso, sì, morbidissimo, e poi è un crescendo man mano che ti avvicini, sì, alla zona rossa di grinta, per cui è veramente un gran motore. E li sanno fare, lì a Monaco, reparto motorsport, sì, poi i ragazzi sono bravi, loro forte, certo, quindi assolutamente. Io devo dire infatti che quando l'M3 passò al V8 aspirato, che comunque è un gran motore, però era un M3 diversa, ecco, certo, concettualmente era un M3 un po' diversa dalle altre, infatti, certo, poi con quella lì sono tornati al 6 in linea, anche quello diciamo non proprio identico a questo. Beh, cioè non due più il solco della turboni, diciamo, giganteschi, però. Massimo, comunque grazie mille per questo giro di pista, era veramente tanti anni che non guidavo un M3, mi hai riacceso la passione. Lorenzo, il piacere è stato mio, ci siamo divertiti e soprattutto ci siamo parlati tra appassionati, come si fa sempre in queste occasioni. Ed è quello l'importante. A tal proposito, visto che tutti qui siamo appassionati, vi ricordo che se volete vedere un modello in particolare provato qui su Ricerca Trova, scrivetelo qui sotto nei commenti e mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale. A voi non costa nulla, ma per noi è molto importante.